ulteriore illecito, ragazzi dell'Inter, ne fanno una al giorno, adesso vi farò vedere. Come sempre, ragazzi, torneremo su Calciopoli per rivelare ulteriori cose nascoste. Fermi, ragazzi, mi raccomando, oggi c'è tanta roba, mi raccomando, quindi iscrivetevi al canale, per noi è importante, per voi non costa nulla, attivate la campanella per sapere quando prima uscite un nuovo video, mettete like al video, ragazzi, come sempre, mi raccomando, per il bene della verità, della giustizia, dello sport, di tutte le cose positive, contro il marcio il sistema interista, condividete. Bentrovati amici, bentrovati da Aldo De Girolamo. Ragazzi, oggi tanta carne a fuoco come al solito, parleremo, sbugiarderemo un po' gli interisti su tante cose che loro dicono e le solite truffarelle che fanno ogni giorno quotidianamente, e poi porteremo alla luce ulteriori elementi su Calciopoli come facciamo sempre, perché devono posare il cartone, ragazzi, finché non lo posano per noi non saranno mai degli avversari politici, saranno solo dei delinquenti, ragazzi, dei falsi delinquenti ipocriti senza dignità. Ebbene ragazzi, oggi gli interisti stanno festeggiando perché l'agenzia dell'antitrust e del libero mercato ha dato via libera al passaggio tra Sunning ad Ocatrì e quindi non avvierà nessuna istanza, di nessuna istruttoria. Beh ragazzi, festeggiano come se questa notizia fosse un qualcosa che dimostra che loro hanno agito con nel giusto e tutto regolare. Allora, punto primo, non c'entra nulla con la continuità aziendale che non ci avevano. Punto secondo, non c'entra nulla con la mancanza di requisiti per iscrizione al campionato, non c'entra nulla con Lion Rock che non c'era già dal 2021, non c'entra nulla con l'esposto della Fondazione Identità Bianconera. E poi ragazzi, ci mancherebbe. Ocatrì ha escusso un pegno, è normale che si prende l'Inter, ma attenzione, perché loro vogliono far passare come al solito, vogliono fare i furbi, vogliono fare i truffaldini come sempre, perché questa è nella loro natura. Chi aveva messo in dubbio la regolarità del passaggio, che è una cosa normale e tranquilla, scontata, era il più grande presidente della storia dell'Inter, detto dalle parole del boss Marotta, il boss, no? Il boss di tutto, la cupola marcia interista, aveva detto che Zhang è il miglior presidente dell'Inter. Era lui che aveva messo in discussione questo passaggio, e vogliono far passare una sonora sconfitta di Zhang per una loro vittoria, ignorante ai massimi livelli e falsi, ulteriore ai massimi livelli, ragazzi. Questi sono gli interisti, perché poi c'è la storia di Betsson. Ebbene, sapete che nel 2018 il governo aveva emanato questo decreto dignità, governo Conte di allora, che vietava la pubblicità di operatori di calcio scommesse online e non online nello sport in modo diretto ed indiretto. Ebbene ragazzi, cosa è successo? Chi è il principale stato antagonista nella storia di questo decreto? Ragazzi, loro fanno tanti gli ipocriti, no? Che vogliono fare contro la ludopatia, contro le scommesse. E chi è? Eccolo qua, Gravina, sempre stato contrario a questo divieto, perché poi loro lo vogliono il divieto, anche perché da un lato fanno gli ipocriti che vanno contro la ludopatia, dall'altro chiedevano addirittura un 1% sul monte scommesse. Questo è questo sistema marcio. Ebbene, lui è contrario a questa cosa. Ora, mo che c'è di mezzo, ragazzi? C'è di mezzo il fatto che comunque c'è il decreto sport emanato dal governo, quello che deve istituire l'agenzia per il controllo economico e finanziario dei club, quello che deve sancire con l'emendamento presentato da Muleco, abbiamo parlato ieri, no, dell'autonomia della Serie A e del fatto che i club che vogliono presentare ricorso possono andare presso la giustizia ordinaria e non rimanere all'interno della giustizia sportiva, perché la giustizia sportiva, ragazzi, è in mano alla FIGC, non c'è nessuna terzietà e quindi di conseguenza l'accusa è la parte giudicante è la stessa e quindi non potrei mai vincere, e sono tutte scelte politiche. Ebbene, c'è stata questa guerra anche perché Ceferin ha minacciato il governo italiano, ragazzi, una UEFA che è un'associazione privata, assolutamente privata, che ha preso delle bastonate dalla Corte di Giustizia europea, si permette di minacciare un governo italiano dicendo che se non cambiate quel decreto io vi caccio fuori da tutte le competizioni europee. Sono minacce, ragazzi, non valgono un cavolo, perché è stata la stessa Corte di Giustizia europea che ha detto che la UEFA non può cacciare fuori a nessuno. Però intanto, ragazzi, si stanno muovendo. Perché si stanno muovendo?
perché intanto l'Inter deve mettere Betson sulla maglietta. E Betson che cos'è? È un operatore di scommesse. Guardate ragazzi, quota la vittoria di prescritti a 5 dello Scudetto, a 25 della Champions League, perché poi loro negavano che questo fosse un operatore di scommesse, e tutti gli effetti, va contro la legge, va contro il decreto dignità. E allora cos'è? Allora il sistema marcio prescritto sta trattando, per non far perdere questi 30 milioni all'Inter, cosa sta? Sta trattando con Abodi, dicendo tu togli, vedete qua, eccolo qua Abodi, tu togli questo divieto delle scommesse, permette all'Inter di mettere, che poi già ne è siglato l'accordo, già ne è firmato con il decreto, quindi già stanno violando la legge. Quindi devono andare di fretta, però, perché l'Inter quando uscirà la prima partita con la scritta Betson qua già sta violazione della legge. Violano la legge, non se ne fregano di nulla. E quindi stanno dicendo, noi accettiamo tutte le cose del decreto, del decreto sport e dell'emendamento presentato Mulè, ma tu ci togli quell'obbligo lì, perché noi dobbiamo favorire l'Inter, perché l'Inter deve guadagnare i 30 milioni. Ragazzi, stiamo a questi livelli qua, a questi livelli siamo, è uno schifo totale che la FIGC tratta con il governo per favorire una squadra di calcio. Questi sono i livelli, ragazzi. E tutta la stampa italiana, zitta, tutta la stampa italiana fa finta che Betson non è un operatore di scommesse. Tutta la stampa italiana si dimentica che c'è il decreto di dignità, che non si può fare scommesse, pubblicità di operatore delle scommesse. Un silenzio tombale, ragazzi, bisogna denunciare queste sporcate, ragazzi, fanno un illecito al giorno, se ne fregano della legge italiana. E poi, ragazzi, passiamo al solito nostro angolo dedicato a Calciopoli per tirare fuori sempre più dei retroscena. Vi farò ascoltare delle interviste. Oggi il protagonista della nostra puntata sarà l'avvocato Moci, l'avvocato Pireschi, e ascolteremo, ragazzi, varie sue interviste. La prima, l'intervista che adesso andiamo ad ascoltare, parlerà dei brogliacci. Cosa sono i brogliacci? I brogliacci sono delle sintesi e le trascrizioni delle intercettazioni, e sottolineo il fatto che quelle di Moggi erano, i brogliacci erano completamente redatti bene e c'erano scritti tutti, trascritti per bene. Tutte le altre telefonate, ragazzi, invece erano completamente vuote, scritte male, o addirittura l'oggetto della intercettazione era diverso da quello che c'era scritto sul brogliaccio, proprio per confondere. E ha fatto un lavoro enorme quest'uomo qua, la giustizia, non noi, ma la giustizia e la verità. Chi ama la giustizia e la verità gli dovrebbe fare una statua, perché ha ascoltato 170.000 intercettazioni per scovare questi ladri delinquenti interisti. Ascoltiamolo. Io voglio chiedere all'avvocato Pioreschi se, perché io Antonello, che le sa, che da anni ne parliamo e tutto, non sappiamo se poi la cosa più, tra virgolette, clamorosa, a nostro parere, di questo processo, per non usare termini più forti, di questo processo, da quello sportivo a quello penale di oggi, siano le dimenticanze, chiamiamole così, degli inquirenti, di chi ha preparato le indagini. Lei oggi ne ha ricordate altri, ma spesso brogliacci, no, cose non scritte, nomi non fatti, CD che non si aprivano, tutto, telefonate sparite, tutto quello che è capitato, e noi sappiamo, purtroppo noi, non tanti, perché tanti giornali non ne parlano. Oppure se il comportamento appunto dei media, di tanti media, senza fare appunto riferimenti specifici, non è che mi riferissi ora al giornalista che era noi in diretta adesso, però il collegamento, l'analisi di tanti media che prescinde da tutto questo che noi stiamo analizzando, cos'è che la colpisce di più delle due? Ma io, mi colpisce questo fatto, questa specie di silenzio su questo fatto, che è un fatto che, ripeto, scandaloso, cioè non è qualche cosa che noi che conosciamo tutti gli atti, che conosciamo, cioè ci sono dei brogliacci dove non c'è scritto nulla, e tu vai a sentire la telefonata e invece è una telefonata importantissima, non c'è scritto proprio nulla. Ci sono dei brogliacci che non vengono indicati i nomi delle persone, e poi vedi che sono due indagati che si parlano e si parlano della partita. Ci sono dei brogliacci che hanno un oggetto diverso rispetto al contenuto della telefonata. A questo aggiungiamo tutte queste telefonate che non sono state trascritte nemmeno, né brogliacciate, e uno deve fare 2 + 2 + 2. Mi sono spiegato. Io non voglio dire come è potuto succedere. Io ho detto oggi a Radio, facciamo una bisogna fare un'inchiesta su questo fatto. Qualcuno deve fare un'inchiesta per poi magari dirci che c'è stata scarsa professionalità, c'è stato. Io non lo so quello che c'è stato.
oppure che ci dica che l'hanno fatta apposta, ma voglio dire, ma qualcuno ci dovrà mettere le mani. Io l'ho detto in tribunale martedì, qualcuno dovrà indagare su questo modo di condurre le indagini, perché non è possibile. Va bene ragazzi, poi lui sottolinea il fatto che, come al solito, come oggi, così all'epoca, la stampa era completamente silente, zitta, mentre su Mogen ha tirato su un polverone della Madonna, come l'anno scorso per la Juventus e la storia delle plusvalenze, e oggi invece di Osimhen della Roma se ne dimenticano completamente, anche all'epoca. Tutti zitti su queste telefonate qua e dello sporco dell'Inter che stava uscendo fuori, tutti zitti. Ebbene, poi lui dimentica il fatto che ci dovrebbe essere un'inchiesta su sta roba qua, inchiesta che poi c'è stata a Napoli, il processo così è concluso e fu decretato che nessun campionato era stato manomesso, nessuna partita era regolare, quindi i campionati erano regolari, quindi gli scudetti per la Juventus erano regolari. E poi in più, poiché non c'era stata nessuna indagine poi in quel processo lì su un Facchetti, perché non era imputato in quel processo lì, ma era Moggi, perché avevano nascosto le telefonate di Facchetti, e c'è venuto a soccorso il figlio di Facchetti, che come un babbeo, perché così lo devo chiamare, ragazzi, cosa fece? Quando Moggi diceva quello che sto dicendo io, quello Moggi si andò a processo, il giudice della Corte d'Appello di Milano si dovette ascoltare tutte le telefonate di Facchetti, e cosa decretò? Decretò quello che poi Pirovski già diceva all'epoca, cioè che Facchetti faceva lobbying con gli arbitri, che Facchetti, ragazzi, imbrogliava il campionato, che l'unico che ha fatto il decido sportivo è il signor Facchetti. Ascoltiamo un'altra telefonata, ragazzi, sempre un'altra parte della trasmissione, dell'intervista all'avvocato di Moggi. Diceva, avvocato, che avete trovato un secondo cellulare di Giacinto Facchetti. Sì, sì, abbiamo trovato lui aveva una disponibilità, almeno due cellulari, un primo l'avevamo monitorizzato, adesso siamo in questi momenti stiamo monitorizzando il secondo per vedere se ci sono altre chiamate. Ho capito. Allora, io non so se Teotino vuole fare qualche domanda all'avvocato Prioreschi, si vuole porre qualche dubbio, se insomma... Se vuole chiedere... La rassegna stampa che ha fatto lei, la stampa non l'ha vista stamattina. No, la stampa, eccolo qua. Bergamo rassicurava l'Inter sull'arbitro. Vinciamo insieme. Nessuno fa riflessioni su questa telefonata, ve le devo fare io, che non sono un esperto di diritto sportivo. Però, francamente, questa telefonata che avviene un'ora e mezza prima della partita, tra il presidente di una società di calcio ed il designatore, quindi l'autorevolezza della fonte, presidente, il momento, un'ora e mezza prima della partita, ed il contenuto, quando si dice ho parlato con i giocatori, con l'allenatore, per avere di un certo atteggiamento, per dirgli di avere un certo atteggiamento nei confronti dell'arbitro, ecco, io credo, non sono esperto di diritto sportivo, io mi occupo di diritto penale. Tanto è vero che questa telefonata la sta... Sì, un attimo, finisco e poi sono a sua disposizione. Questa telefonata la sta analizzando il collega Rodella, che è esperto di diritto sportivo e che collabora con me nella difesa di Moggi. Io credo che qui ci potrebbero essere gli estremi dell'illecito sportivo, perché l'illecito sportivo è ogni atto diretto ad alterare lo svolgimento di una gara. E comunque a Napoli i pubblici ministeri ci hanno sempre detto che la frode sportiva è un reato di pericolo a consumazione anticipata, e per noi sono stati contestati, cioè, reati il solo fatto di parlare di crisi. Cioè basta l'intenzione. Qui si parla un'ora e mezza prima della partita e si dice di aver detto ai giocatori e all'allenatore di aver avuto un certo atteggiamento. Ebbene ragazzi, avete sentito, no? Cioè lui fa riferimento alla famosa telefonata che abbiamo riproposto un po' di video fa tra Bergamo e Facchetti, quella in cui Facchetti chiama Bergamo prima di andare allo stadio e gli dice: guarda, hai messo Bertini come arbitro, io ho già detto ai miei che è un arbitro amico e che quindi si devono comportare bene. E Bergamo gli dice: sì, vedrai che è già stato predisposto per fare una bella partita, questa è una partita che vinceremo insieme. Ragazzi, se non è questo illecito sportivo, e questa telefonata era stata nascosta, brutti delinquenti,
brutti delinquenti, quella telefonata era stata nascosta e la giustizia sportiva ha fatto scattare la prescrizione apposta, quindi la cosa più grave non è tanto le telefonate, l'illecito sportivo, la cosa più grave è l'occupazione e la collusione della FIGC a far scattare apposta la prescrizione, è la truffa più grande della storia del calcio, ragazzi, e lo dice anche Pireschi qua, ma adesso vi faccio ascoltare un altro pezzo di intervista in cui lo dice: sono senza dignità. Sono senza dignità, sono falsi come, come il passaporto di Recopa. Ascoltate. È vergognoso, secondo me, è altrettanto vergognoso che una società ed un presidente che ben sapeva di aver intrattenuto i rapporti con i designatori per come sono emersi fino adesso e per come emergeranno da qui al 13 aprile anche dopo, perché il lavoro è lungo, si prenda uno, lo scudetto degli onesti e stia zitto e a distanza di 4 anni non dice nulla e non avrebbe detto nulla se noi non avessimo tirato fuori queste sentenze. Ecco, questo è altrettanto vergognoso, questo certamente è vergognoso. Non è vergognoso invece chi cerca di difendersi da accuse elevate ingiustamente. Ebbene ragazzi, perché le intercettazioni non erano state predisposte da un tribunale, da una procura, è l'intercettazione fatta in modo privato da Facchetti, Moratti con l'aiuto della Telecom, di Tronchetti Provera e di Tavaroli, erano illegali e l'Inter ha pagato per quello, ragazzi, ha pagato il tribunale per quello, ma quello doveva essere un ulteriore illecito sportivo, perché oltre a violare le privacy, era pure un reato. Sì ragazzi, è penale perché andava contro la privacy di alcune persone ed era spionaggio industriale. Questa è la cosa grave, ragazzi, la cosa più grave di tutte, e per tanto tempo Facchetti e Moratti, poiché sapevano di aver avuto rapporti con i designatori che avevano fatto peggio di Moggi, ma erano convinti che quelle loro telefonate non sarebbero mai uscite, che sarebbero state distrutte, e per anno hanno negato, hanno fatto le vittime, si sono dichiarate onesti, hanno detto noi non chiamavamo mai, come potete, diciamo ancora, osannare dei personaggi del genere che hanno mentito in modo così spudorato, perché chi praticamente appoggia ancora Moratti, che ha mentito così in modo spudorato, ragazzi, è un vigliacco, è uno senza dignità, ragazzi, e chi vuole essere un tifoso di sport non può sentire suo che lo scudetto, perché se no non sarete mai i nostri avversari sportivi, sarete solo dei delinquenti. Fatemi sapere cosa ne pensate commentando il video qua sotto, ragazzi, e sempre fino alla fine, forza la giustizia, forza la Juventus, forza la verità.